anche il voto amministrativo come il voto europeo non serve per battaglie politiche interne, io mantengo la parola e vedo tante preoccupazioni, non capisco le preoccupazioni, ripeto, del Presidente del Consiglio e di altri, io non ambisco ad altro che a fare il Ministro degli Interni dignitosamente come ho fatto in questi 12 mesi, perché altrimenti non si spiega perché gli italiani abbiano raddoppiato il consenso alla Lega. Ho firmato un patto, ho dato la mia parola e quindi se tutti mantengono lealmente la parola si lavora. Stasera mi vede confrontarmi con Giuseppe Conte e Luigi Di Maio per organizzare l'agenda di lavoro dei prossimi mesi e dei prossimi anni, che penso ci veda concordi con al centro il lavoro, la battaglia per diminuire il tasso di disoccupazione. E il tasso di disoccupazione si diminuisce solo se riduciamo la richiesta fiscale. E l'unico modo per aumentare il lavoro degli italiani è ridurre le tasse a chi crea lavoro. Questo lo ribadirò anche all'amico Luigi Di Maio, con cui c'è ritrovata e mi auguro duratura sintonia. Sono disponibilissimo a ragionare di un salario minimo per i lavoratori, ma il salario minimo per i lavoratori lo garantiscono le imprese. E se tu non riduci il carico fiscale per le imprese, come fanno a garantire un salario minimo? Io sto al governo se posso aiutare gli italiani. Se qualcuno pensa di stare al governo per tirarla in lungo o crescere dello zero virgola, non è quello di cui gli italiani hanno bisogno. Rispettando tutto e tutti, gli italiani chiedono di lavorare di più. Punto. Basta. Questo è il quadro di un bel lunedì. A me interessa il risultato. Io vado alla sostanza e non alla forma. Siamo disponibilissimi a raccogliere suggerimenti sugli strumenti. A me interessa l'obiettivo. Ci sono decine di miliardi di arretrati di debito della pubblica amministrazione nei confronti dei privati, siano essi famiglie e imprese? Sì. Vogliamo rimettere nelle tasche di imprese e famiglie queste decine di miliardi di euro che diventano economia reale, diventano spesa, diventano acquisti, diventano produzione? Sì. Noi abbiamo proposto un'idea che c'è nel contratto ed è stata approvata all'unanimità dalla Commissione Bilancio del Parlamento. Se ci sono idee migliori, noi siamo felici. Questo lo dico ai signor no, che ci sono dentro e fuori. Io non sono depositario della saggezza e della verità, se a me interessa arrivare all'obiettivo. Questi sono miliardi di euro che entrano nel circuito dell'economia reale, di gente che va a fare la spesa, che cambia la macchina, che cambia la cucina e che apre un mutuo. E ricordo a proposito che i mutui a tasso fisso sugli immobili non sono mai stati così bassi negli ultimi anni. Quindi un conto sono le manovre degli speculatori e della finanza, un conto è la vita vera.